Grazie di essere con noi a Fuori dal Coro, Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute, che fra l'altro ha avuto il coronavirus, è guarito ed è in prima in fila, insomma, in quella che stiamo tutti cercando di raccontare, come passare alla fase 2. Allora, vice ministro, io le faccio vedere alcuni cartelli, alcune indiscrezioni che sono uscite sui giornali in queste ore, nelle ultime ore, lei mi dice se è una cosa attendibile o no. Allora, si dice dal 4 maggio libertà di circolazione per le persone con ingressi scaglionati nei negozi. Dal 15 maggio riaprono alcune attività e i tribunali. 18 maggio riaprono bar e ristoranti con alcuni vincoli, distanza di 2 metri, per esempio. 30 maggio riaprono parrucchieri ed estetisti con anche qui alcuni vincoli, solo su appuntamento. 30 maggio si discute, ma oggi ho sentito c'era un po' di no, il campionato di calcio. 7 giugno riaprono i centri sportivi. È un calendario attendibile? Allora, sicuramente è un calendario attendibile, ma vede, per programmare una riapertura, quindi per iniziare con una fase di ripresa, sarà necessario valutare anche quelle che sono le possibilità diciamo sanitarie locali, perché per ripartire sarà necessario avere una garanzia per quelli che sono tamponi, esami sierologici, presenza di medici del lavoro e medici di medicina preventiva che possano controllare i lavoratori. Quindi da una parte necessarie le distanze fisiche, barriere fisiche, esattamente le mascherine, dall'altro necessità di controllare questi lavoratori e eventualmente, in caso che vi sia qualcuno positivo, procedere al loro isolamento e l'isolamento di coloro che sono qui, in contatto. E qui stiamo parlando, vice ministro, del famoso test sierologico. Ne parlavamo prima col professor Massimo Galli. Io so che lei si sta battendo, perché, lo ripetiamo, i tamponi, che sono lo strumento principale per tutti, però non si riescono a fare tecnicamente. Quindi c'è questo strumento alternativo del test sierologico che si sta cercando in fondo, però è, diciamo, meno attendibile, quindi andrebbe comunque combinato con il tampone, e su questo c'è molta discussione. O si sono stati fatti dei passi avanti su questo? Dottor Giordano, non credo che siano uno che esclude l'altro, perché vede, lei immagini, lasci perdere me che ho avuto il virus e quindi so che ho gli anticorpi. Lei immagini che una persona X fa il test sierologico e scopre di essere positivo. Quella positività può essere una positività che è guarito completamente, ma può essere anche una positività che ha purtroppo ancora il virus che alberga nel suo corpo, il che significa che deve fare in ogni caso il tampone. Quindi test sierologico e tampone devono andare sicuramente insieme. Siamo già un passo avanti, perché diverse università, diversi ospedali, istituti di ricerca hanno già testato diversi test sierologici e hanno trovato quelli che probabilmente sono migliori. È chiaro che non abbiamo ancora un'arma affidabile al 100%, ma è anche evidente, cioè questo virus è nel nostro pianeta da pochi mesi, quindi è chiaro che ci sarà sempre di meglio andando avanti, però intanto dobbiamo usare quello che abbiamo. Per il 4 maggio ci potrebbe essere questo test? Ma secondo me molto prima, e auspico che diciamo il CTS molto prima decida sull'utilizzo di test sierologici. Peraltro diverse regioni, veda il Veneto, diciamo, stanno già applicando i test. Io le ho già detto che ho dato il mio sangue ad una università nella quale hanno provato diversi test e 2 sono risultati attendibili. Quindi mi spieghi come funziona? Noi facciamo il test a tutta una serie di persone. Alle persone su cui abbiamo un sospetto viene fatto il tampone, è così? A coloro che risultano positivi penso che debba essere fatto il tampone, perché non sai se quella persona ha avuto in passato o lo ha tuttora il virus nel suo corpo. Non ci dimentichiamo che una quota importante sono soggetti asintomatici, e sappiamo purtroppo che per diverse settimane, il professor Galli ve lo avrà confermato, ci sono dei portatori di virus per diverse settimane dal momento del contatto. Ma il mio problema è se io però non risulto positivo al test sierologico e quindi ho immediatamente la cosiddetta patente di immunità, non c'è il rischio che però io invece il virus ce l'abbia e sia nascosto e il test non lo rilevi?
Allora, se lei fa il test che è negativo, a parte che il test dovrà essere ripetuto, diciamo, più volte, chiaramente non nella stessa settimana, ma andrà fatto uno screening molto ampio e secondo me ripetuto più volte. Ma ciò non toglie che dovrà sempre mantenere quei dispositivi di protezione, ovvero mascherina, ad esempio, soprattutto se si è in ambienti chiusi, anzi, secondo me doverosamente in ambienti chiusi, e poi di nuovo controlli. È per questo che sarà importante la presenza di medici di medicina preventiva e del lavoro capillarmente, cioè un'industria che riapre deve avere dei medici affidati che possano controllare i dipendenti. Questo garantirà maggiore sicurezza. Dobbiamo capire che con questo virus andremo avanti per diversi mesi da oggi. Un'altra cosa importante, l'immunità che oggi abbiamo acquisito, noi non sappiamo quanto dura, sicuramente dura qualche mese, questo è Potrebbe dimostrato finire, perché. cioè. Però non sappiamo se dura un anno, 6 mesi, 2 anni, lo scopriremo in itinere, Quindi quindi andrebbero anche chi ha. ripetuti, andrebbero ripetuti. Questo mi è chiaro. Mi dica un'altra cosa, c'è una cosa che ha fatto arrabbiare per esempio molto il nostro direttore Vittorio Feltri prima, e cioè è possibile l'apertura per scaglioni di età, cioè che gli anziani escano dopo rispetto agli altri, come ha anche detto il commissario europeo Ursula von der Leyen? Sicuramente i soggetti anziani, io amplierei questo ai soggetti fragili, e per fragile intendo anche magari qualcuno che alla mia età e che poverino ha un tumore o ha avuto un tumore o sta facendo la chemioterapia, sono sicuramente i soggetti che dobbiamo proteggere di più. Quindi è chiaro che maggiore attenzione dovrà essere riservata a loro. Quindi finché abbiamo il virus circolante, finché non sappiamo qual è la prevalenza del virus nella popolazione, perché ha visto, ci sono degli studi che dicono il 10% della popolazione italiana, qualcuno si è spinto a 9 milioni, noi questo non lo sappiamo e francamente le dico che qualunque previsione in questo momento, benché magari valida e supportata da dati statistici, io aspetterei magari delle indagini di sieroprevalenza. Da lì potremmo dire come muoverci e magari fare anche un qualcosa che cambia da regione a regione, perché vede un anziano che vive in un paesino di 300 abitanti, dove il controllo di questi 300 abitanti può essere facile, vi è ampio spazio, è diverso da un anziano che vive magari in un condominio al centro di una città popolosa. Sono Certo. due situazioni molto diverse. Le faccio vedere questa clip. Una persona per ufficio, 3 metri di distanza invece di uno fra ciascun dipendente, sanificazione una volta alla settimana, anche se la normativa prevede che siano fatte periodicamente. Tute, cuffie, mascherine e guanti vengono forniti ogni giorno a ciascun lavoratore, che ha a disposizione anche una confezione di gel igienizzante. Questo è un'anteprima di un servizio che faremo dopo, perché cercheremo di discutere appunto proprio i criteri, no? Pratici su come poter aprire. Ecco, c'è qualche criterio per esempio per i negozi? Quello che dicevamo prima, parrucchieri su appuntamento, è un'ipotesi possibile? Dottor Giordano, il parrucchiere, purtroppo parrucchiere, barbiere o diciamo No, lo estetisti, dico perché abbiamo tutti questo problema, un problema abbastanza generale, persino Mattarella l'ha detto. esatto, ma vede, è un po' più difficile perché lì vi è un contatto più vicino e quindi magari quel metro, quei 2 metri di distanza, ho visto il servizio, voi avete detto 3 metri, ovviamente 3 metri è tanto, però è meglio avere più precauzione, giustamente, è molto, molto meno probabile che possano essere fra i primi a poter riaprire. È chiaro che, ripeto, questo poi si vedrà in itinere, però se lei dovesse chiedere a me oggi, pensi che parrucchieri, barbieri e estetisti saranno i primi a riaprire, direi no, probabilmente saranno verso la coda delle riaperture e in determinate condizioni, Prima o quindi sempre dopo i con bar e i dispositivi. ristoranti? Dopo i bar e i Ma ristoranti? vede, anche qui secondo me serve il buon senso e la responsabilità, perché se lei mi dice io ho un ristorante con tavoli all'aperto, molto distanziati e le persone riescono a stare a più di 1 metro, io ripeto sempre meglio 2 metri, io direi più di 1,80 m, quindi avviciniamoci ai 2 metri di distanza, è ben diverso invece da un locale chiuso. Infatti prima ho detto mascherina al chiuso obbligatoria, all'aperto se tu vai a correre, sei da solo e non incontri nessuno, beh forse la mascherina francamente non ti serve. Il problema però è sempre responsabilizzare, cioè in questo processo sarà fondamentale il contributo della popolazione che deve essere informata, deve essere formata e deve essere coinvolta, che forse è quello che stiamo facendo meno. Bisogna coinvolgerla in queste procedure, cioè devono essere in Chiaro. qualche maniera Ma in arruolati. vacanza ci andremo?
Questa è un'altra domanda difficile. Ho visto che ci sono dei progetti per poter utilizzare le spiagge. Io mi auguro che una qualche forma di vacanza protetta possa essere fatta. È chiaro che se tu vai in montagna, diciamo, sei tu con la tua famiglia lontano, lontano da tutti e mantieni le distanze da tutti, è molto Al diverso che mare è stare un in una po' più spiaggia affollata complicato. nel mese di agosto. Ecco. Domanda secca, campionato di calcio si riprende o no, secondo Io, guardi, io credo che. Purtroppo un campionato di calcio in questo momento con gli stadi aperti e lei? con No. un'epidemia in corso credo che sia inverosimile, quindi Io la sono molto ringrazio scettico. molto per la sua chiarezza, spero di riaverla qui a Fuori del Coro.